Quello che mi interessa è seguire certe luci e certe ombre che passano negli occhi dei personaggi di cui parlo. Quello che mi interessa è prendere degli uomini e inserirli in una certa realtà. Quello che mi interessa è avere una macchina da presa, una realtà davanti a questa macchina da presa e fare succedere qualcosa, fare accadere qualcosa tra la macchina da presa e questa realtà che le sta davanti. Questa è una dichiarazione di fede o di poetica di Bernardo Bertolucci, un giovane regista tra i più discussi. Bertolucci, 29 anni, 3 lungometraggi all'attivo e un episodio girato con il Living Theater, oggi sta ultimando Il Conformista, tratto dall'omonimo romanzo di Alberto Moravia e interpretato da Jean-Louis Trintignant e Stefania Sandrelli. Stimato già un maestro dalla sofisticata pattuglia dei cahiers du cinéma e presso tutti i critici del nuovo cinema, il suo ultimo film, Partner, protagonisti Pierre Clémenti e ancora Stefania Sandrelli, fu una specie di lirica autoconfessione che sconcertò la critica ufficiale. A che ti serve il cinema? Tu sei un regista come me, quindi forse puoi capirmi. Il cinema mi serve forse prima di tutto per dare uno stile alla mia vita. Poi mi serve per non impazzire, forse. Mi serve per interpretare una realtà che mi sembra misteriosa, disordinata. Insomma, mi serve per mettere in qualche modo un po' di ordine in questa specie di caos che sento dentro di me e fuori di me. È un film come Il Conformista. In tutto questo, oggi per te, che ruolo gioca? Io vengo da un'esperienza che è quella di un film che tu conosci, che si chiama Partner. Un film di ormai di un anno e mezzo fa, la cui storia, il cui interesse per me, al di là della storia dei personaggi, era quello di distruggere la sceneggiatura, cioè di distruggere la struttura narrativa preesistente al film. In che misura tu hai voluto nel Conformista tenere in piedi il racconto di Moravia e invece in Partner distruggere il sosia di Dostoevsky? Beh, proprio per questa esigenza di cui ti parlavo prima, di mettere ordine nel caos. Ti dicevo dell'esperienza di Partner, no? Partner è un film a struttura aperta. Io sono partito da qualcosa di preciso che esisteva, che è il racconto di Dostoevsky, e man mano il film nel suo farsi ha distrutto questo racconto, no? Tutto era possibile in quel film. Era un film assolutamente aperto. Beh, io sono uscito da questa esperienza spaventato, terrorizzato, da un lato. Dall'altro mi facevano paura i limiti di questa esperienza e di questa operazione, cioè i limiti che sono una specie di eccesso di impudicizia per cui c'è la continua esibizione delle proprie nevrosi, dei propri problemi e così.